Non ha deluso i fans che avevano fatto code di ore Roberto Benigni e Dante Alighieri di attualità alla Biennale di Democrazia ieri sera. Oggi altri big, studenti protagonisti. Il via ieri sera con i fuochi d'artificio, la recita dantesca di Roberto Benigni e oggi Democrazia qui a Torino è entrata nel vivo, decine di incontri e dibattiti. Il filo conduttore di oggi era il potere tra economia e politica. Sentiamo Simonetta Rò. Cosa posso fare per manifestare il mio amore per Torino? Mi sono attaccato a internet e ho trovato una villa qua vicino, bellissima, in piazza, si chiama, per sentirmi torinese anch'io, si chiama, mi pare, Palazzo Madama. Ho detto, quant'è? Un Benigni in gran forma, generoso di battute ma anche molto impegnato con la lettura del sesto canto del Purgatorio, quello in cui Dante lancia la sua invettiva contro la corruzione. Una partenza alla grande, ieri sera per 10.000 spettatori al Palazzo Zacchi per Biennale Democrazia. E molti di loro oggi si sono sparpagliati nelle decine di incontri tra Carignano, Reggio, Gobetti, Circolo dei Lettori, Cavallerizza. Un pubblico che condivide le parole di Gustavo Zagrebeschi su come difendersi da dittature e demagogia. E alimentare lo spirito critico, che è il compito di Biennale Democrazia. Una passione civile che passa come un testimone ai giovani. I 3.000 studenti piemontesi che hanno partecipato al lavoro di preparazione della Biennale con l'associazione ACMOS, i 400 in questi giorni al campus, hanno creato per la Biennale un'installazione che simboleggia i diritti, quelli che vanno difesi, come dice l'americano Stephen Holmes, ricordando cosa succede se il potere è nelle mani di pochi. Loro possono volontariamente mettere molto risorse, energia in, diciamo, comprare delle leggi, dei verdetti, dei decreti, eccetera, e questo rende la democrazia impotente in un certo senso.